questo piove sul bagnato, potrebbe essere un raggio di sole, non lo so. Abbiamo in collegamento Andrea Cani, responsabile della Wind for Wind. Buonasera. Buonasera Francesco, buonasera a tutti e grazie per il raggio di sole. No, potrebbe essere condizionale, perché poi per far splendere il sole, ovviamente. Ahimè, per lei Cani bisogna essere in due, chi compra ma anche chi vende, che deve essere intenzionato a vendere. Ricostruiamo velocissimamente, allora, la Wind for Wind è praticamente da agosto che sta cercando di intavolare una trattativa e un acquisto della società, assumendosi anche i debiti che sono in capo alla Riccione Calcio. Prima ha tentato con Pieroni, adesso sta tentando di farlo con Di Tora, che è la proprietà del Riccione al 75%, mentre Pieroni è la gestione assieme a Spinelli. Apro una parentesi, notizia dell'ultima ora: Angio, la commissione vertenze economiche della FIGC, ha condannato proprio oggi la società a pagare 8.000 euro di stipendio che non erano stati pagati lo scorso anno, e ci sono altre cause che stanno arrivando e sono all'orizzonte. Chiudo la parentesi. Detto questo, allora, Andrea Cani, diario di bordo, ad oggi la situazione con me, c'è o non c'è questa trattativa? Allora Francesco, io direi che forse la vera trattativa è iniziata da venerdì. Da venerdì, perché da venerdì, con quanto è accaduto, ovviamente anche che ha dimostrato comunque ci sono delle difficoltà dal punto di vista delle economie in questa gestione, ha dato modo ovviamente anche a noi di diffondere un comunicato stampa per far sì che quanto abbiamo fatto finora venisse chiarito, perché ovviamente anche a tutela degli sponsor che rappresentiamo dobbiamo anche riuscire a dimostrare comunque che la bontà del nostro lavoro. Quindi abbiamo diffuso questo comunicato stampa dove abbiamo fatto notare tutte le tappe delle trattative, e non voleva essere un comunicato stampa di chiusura, ma anzi un comunicato stampa, diciamo, un appello alla proprietà per rilanciare insomma anche la vostra intenzione. Senta Cani, rispetto per esempio adesso Fabbri auspicava un intervento del sindaco, io so per certo che il sindaco in questo momento sta un po' dietro le file perché vuole rispettare un po' anche gli umori, diciamo, che della trattativa. Avete avuto modo di incontrarvi con il sindaco? Avete esposto il vostro progetto? Ma c'è stato un incontro ancora prima forse di iniziare la trattativa. Prima di tutto perché comunque noi Riccione l'abbiamo sempre valutata come una delle sedi delle finali primavera che anche quest'anno puntiamo ad organizzare, quindi unendo un po' gli obiettivi si è parlato sia del primavera e comunque anche della nostra intenzione di poter entrare nel Riccione Calcio. Ecco, quindi c'è stato anche un confronto con l'amministrazione. Per chiudere, adesso a questa sera la situazione, ci sarà questo incontro decisivo con Di Tora o con Pieroni? Non lo so, me lo spieghi lei. Riteniamo che domani sia una data, non dico da dentro e fuori, ma quasi, nel senso che purtroppo un mese di trattative è stato veramente pesante, è stato un continuo aggiornamento con gli sponsor, un tentare di continuare a convincerli a restare con noi. Non vi nascondo che delle altre proposte nel frattempo ci sono arrivate da squadre anche di categorie superiori. Noi siamo straconvinti del Riccione, quindi non vuole essere un mercanteggiare eccetera, però non abbiamo molto tempo a disposizione per chiudere la trattativa. Quindi direi che assolutamente questa è la settimana dove dobbiamo definire tutto. È chiaro. E mi sembra di capire che l'interlocutore in questo caso e la proprietà? L'interlocutore a sorpresa. è difficile. Noi abbiamo detto che questa trattativa sembra una partita a scacchi con qualcuno che muove il cavallo dritto e che non rispetta le mosse, che quando arriva in fondo fa damone, nel senso non esistono regole, ogni giorno cambia uno scenario. Beh, noi da tifosi e da sportivi ci auguriamo che si trovi
quantomeno la migliore soluzione per la società Riccione Calcio, che insomma non merita di versare in queste condizioni che ormai si ripetono da diverse stagioni. In bocca al lupo per la trattativa e magari non appena ci saranno novità, come spesso ha fatto gentilmente, ce lo farà notare. Poi abbiamo Attilio Fabbri che è un mastino, la disturba al telefono giorno e notte, quindi abbia pazienza, cani! Quando vuoi, non è un problema. Bene, saluti, buona serata. Buona grazie serata. A tutti, arrivederci. Attilio, insomma, sembra che questa sia la volta buona. Sembra la settimana decisiva, almeno per capire se va in porto o meno. Oggi mi ha detto che se...